Come si fa a diventare magnetici nei confronti delle altre persone? Dunque, oggi è molto importante avere una certa dose di magnetismo, perché viviamo in una società, viviamo in un mondo che è basato sulla comunicazione e quindi è importante riuscire a catturare e a mantenere l'attenzione delle altre persone. Specialmente se fai business, se sei un imprenditore, se sei un professionista, il business è fortemente basato sul marketing, è fortemente basato sulla capacità di vendere ciò che si ha. E vendere, fare il marketing di ciò che si ha è il nostro messaggio, è come ci proponiamo nei confronti degli altri. E fare marketing non è altro che entusiasmo trasferito. Riuscire a vendere ciò che noi facciamo a qualcuno non è altro che riuscire a comunicare a quel qualcuno il nostro entusiasmo per ciò che facciamo, al punto tale da convincerlo a comprarci. E quindi, per riuscire a comunicare questo entusiasmo, per riuscire ad avere questo magnetismo, c'è un ingrediente fondamentale. Questo ingrediente è la presenza. È importantissimo essere presenti. La presenza oggi è tutto per riuscire a comunicare in maniera efficace il tuo messaggio. E al giorno d'oggi è così difficile riuscire ad avere presenza, perché viviamo costantemente distratti da mille cose, da smartphone, Facebook, Twitter, email, telefonate di tutti i tipi, WhatsApp, e quindi dobbiamo fare uno sforzo per cercare di mantenere, di coltivare la nostra presenza, così da riuscire a comunicare in maniera efficace, così da riuscire ad avere magnetismo. Nel momento in cui siamo presenti, automaticamente è molto più facile avere una certa dose di magnetismo. E la bella cosa però è che in realtà non è poi così difficile, nonostante tutte le distrazioni, non è poi così difficile riuscire a essere presenti. Bisogna fare una sola cosa. Questa cosa è ricordarsene. Se regolarmente, abbastanza frequentemente, nell'arco della giornata, ci fermiamo un attimo a pensare: sono presente in questo momento? Molto spesso la risposta è no, non sono presente. A quel punto quello che facciamo è di ritornare presente, ritornare in questo momento, concentrarci e dire: sono qui, non sono distratto, sono qui, specialmente se abbiamo una persona davanti, sono davanti a te, ti sto parlando, cerco di essere qui senza avere altri pensieri, altre cose, pensare ad altri momenti, sono qui. A quel punto sono presente, a quel punto sono magnetico. Quindi la cosa che ti consiglio di fare è di ricordarti di essere presente. Quindi il marketing è entusiasmo trasferito, la presenza è tutto per riuscire a fare marketing in maniera efficace, l'importante è ricordarsene. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video sul web in qualunque luogo che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com e poi lasciami un commento, condividi questo post, lasciami un mi piace e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.